Buongiorno e bentornati a tutti. Allora, volevo dire una cosa, non voi, però di una persona che ho incontrato. Una persona che ho incontrato a Creta, che si chiama Loerto, ed è molto, vive a Roma, ha 10 anni, e diciamo questo ragazzo è molto bello, veramente molto bello, sì, è molto bello, molto bello. Ed è disperato, è educato, è molto educato, molto diciamo. E poi è, cioè, veramente molto, molto bello, molto bello. E che io se gli dicessi qualcosa che non va, cioè. Che, cioè, l'altro giorno gli ho parlato di una mia amica, Michela, cioè lui Pallo, pure lui diciamo di questo problema del Pallo, cioè lui pensa che, cioè, il Pallo dipende comunque dagli amici, perché, cioè, se hai amici severi e cattivi, cioè, è colpa del Pallo. E poi, beh, volevo dire che mi piace molto, mi piace davvero molto, anche perché, cioè, è un ragazzo disperato, aiuta i problemi della gente, la gente dei problemi, le conseguenze della gente dei problemi della gente. Beh, volevo dire che do un consiglio. Sono Melania Malilello, quella che ho incontrato al Lido Mistero, studia le 1. Ricordo che ti do qualche altra informazione. Conosco tua sorella, quella grande, quella di 4 anni, che si chiama Lulu, la scarpa del cuore. E come mia cugina, che ormai è andata in pensione, pure lei ha 4 anni. È la figlia della sorella di Asdrubale, Astrugilda, non so se ti ricordi. E comunque, per finire, diciamo, cioè, diciamo che volevo dirti che mi piaci molto come persona, anche perché, cioè, non l'avevo detto, ma sei molto bello veramente. Poi, cioè, sei molto bello. Forse non mi riconosci perché di solito ero senza occhiali, perché sai, tengo gli occhiali, guarda, tengo gli occhiali, non so se l'hai notato, guarda, tengo gli occhiali, guarda. Guarda, guarda, tengo gli occhiali e quindi niente, tu vivi a Roma, io, cioè, non è che mi piace tanto Roma, però, cioè, siccome mi piaci tu molto, mi piacciono le persone che ti stanno intorno, come tua madre, tuo padre, tuo fratello, mamma mia che bello, pure lui e tua sorella Lulu, non ne parliamo, e niente. Beh, se vuoi ho un computer, un cellulare, quindi ecco, così mi togli quest'ansia d'addosso, va. Ok, diciamo niente, ci vediamo alla prossima puntata. Mi raccomando, Leonardo, chiamami. Dimenticavo una cosa, cioè, diciamo. Questa cosa non l'avevo detta, te la dico ora, con tutta onestà, diciamo, sei molto bello, veramente molto bello, molto bello.